Amiche e amici dell'hockey, la più cordiale buonasera qui dal Palavaccari da parte di Nicola Maragnin. Tra qualche istante Montecchio Precalcino, il padrone di casa, incroceranno le steghe con l'hockey Tiene nel più classico dei derby. Questa sera un onore avere qua vicino a me Pietro Garzalo. Ciao Pietro. Buonasera, ciao Nicola. E che mi darà una mano nel commento tecnico, perché sicuramente è una partita dalle mille letture. Insomma, due squadre che hanno inaugurato la stagione, il proprio campionato, insomma, con due delusioni fondamentalmente, una delusione e mezza, diciamo così, con un Tiene che ha perso in casa 7 giorni fa contro lo Scandiano, mentre insomma Montecchio 6 giorni fa, proprio domenica, si è visto raggiungere su 4-4 con un gol e un secondo e 3 decimi da Menendez, no Pietro? Chiaro, comunque queste due squadre adesso devono prendersi, darsi da fare e prendere, recuperare i punti persi nelle scorse partite. Sicuramente adesso il Tiene dalla scorsa partita ha da riprendersi, con uno Scandiano comunque molto rinforzato dell'anno scorso e che ha tanta voglia di fare, anche stasera difatti contro il Sandrigo, che appena hanno giocato, hanno vinto 5-4 da una superiorità di 4-0, hanno tenuto rimanendo fino alla fine in campo e portando a casa 3 punti importanti. Sì, questo insomma ci dai già una qualche spoiler su quello che potrà essere questo campionato di A2, insomma squadre di buon livello tutte quante. Bisogna capire adesso Tiene e Montecchio dove si posizioneranno in questa griglia. Chiaramente, comunque adesso essendo un derby prima di tutto, bisogna vedere come si comporteranno, se ci sarà più una fase di studio come un derby classico tra, può essere Tiene, Sandrigo, viceversa, subito a bomba e cercare di fare i primi gol per portarsi a casa la sicurezza. Bene, io ringrazio anche il buon Luca Marcazzan e Carlo Dalla Valle qui in cabina di regia. Oggi stasera proprio hanno fatto i miracoli per regalarci questa diretta, quindi io direi a questo punto, caro Pietro, di passare un po' alla lettura delle formazioni che tra poco verranno anche annunciate dallo speaker. Partiamo come la liturgia, insomma, della cronaca prevede, con i padroni, con gli ospiti, con il Tiene che schiera tra i pali Nicola Comin, insomma tantissimi ex. Madonna. Da una parte e dall'altra, soprattutto da parte di Tiene, Nicola Comin in porta con Pietro Luotti, Marco Mandarini, Tobias Pellizzari, Alberto Rigo, Andrea Poli, Filippo Ballardin, Alessandro Conzato, Damiano Dalprà, Alberto Dalla Vecchia, allenati da Nicola Rettis, anche lui. Quanti insomma ex, ex da ambe le parti. Montechiese. Dall'altra parte abbiamo Marco Todeschini, portiere, poi Franco Giuliani, capitano Andrea Zanini, Filippo Tiella, Davide Zanini, Nicola Pozzo, Elia Guglielmi, Michele Dalla Valle, Tommaso Graziani e Carlo Sansol, portiere che presumibilmente dovrebbe partire dal primo minuto di questa sfida. I direttori di gara sono il signor Paolo Moresco di Marostica, coadiuvato al tavolo dei refertisti dal signor Stefano Barbolan di Sandrigo. Il derby, quindi vediamo appunto, le squadre hanno già guadagnato la metà pista, già scelto la pallina che sarà lo strumento fondamentale per giocare questa sera, insomma vediamo poi chi ne raccoglierà di più in fondo al sacco, se Carlo Sanson o Nicola Comin. Tiene con divisa blu notte con inserti e calzoncini gialli, Montecchio con la classica e tradizionale divisa bianco-verde. Pietro, insomma stiamo parlando, questa è un po' la gara degli ex, insomma non solo perché è un derby, insomma i due campanili delle chiese si vedono a occhio nudo, però insomma Nicola Comin, Marco Mandarini, Andrea Poli, Tobias Pellizzari, Pellizzari e ovviamente Nicola Rettis in panchina, insomma dall'altra parte Elia Guglielmi che ha militato appunto nelle giovani, insomma nato e cresciuto. Questa insomma sicuramente è una partita insomma dalle mille motivazioni, diciamo, insomma che le scintille non mancheranno sicuramente. Infatti vediamo già subito insomma nello scambio degli 5, abbiamo visto appunto nel pregara anche degli abbracci affettuosi, chiaramente insomma lo spogliatoio non dimentica, però adesso vediamo già delle facce da derby, quindi insomma buona la rappresentanza di pubblico qui al Palavaccari, penso anche equamente suddiviso tra tifosi montechiesi e tifosi tienesi. Vediamo un po' quale sarà il quintetto base che i coach schiereranno, insomma anche una
un'informazione, insomma, i due mister come hanno un po' commentato il debutto in questa Serie A 2, Coach Zanfi ovviamente ha detto in maniera molto politica e salomonica: è stata una partita equilibrata, l'episodio può succedere. Penso che dentro di lui abbia pensato un'altra cosa, no? Giusto Pietro? Sì, adesso c'è, penso c'è il minuto di silenzio. Dall'altra parte, aspetta, Nicola Redis, però adesso c'è un minuto di silenzio, sia sì, il DS del Follonica, del Follonica. Ecco, è terminato il minuto di raccoglimento appunto per in memoria di Simone Pantani, DS del Follonica, che è prematuramente scomparso qualche giorno fa. Pietro, riprendiamo insomma dalla domanda, insomma dallo spunto insomma di prima. Coach Zanfi alla fine della partita con il mini motor Correggio ha detto sì, 4-4, l'episodio ci può stare, la partita è stata equilibrata, però forse dentro pensava qualcos'altro, no? Ah sì, sicuramente ha visto 3 minuti sfumati in pochissimi secondi, questo non fa mai piacere, ma ora la pallina è cominciata, iniziano a scaldarsi i motori. Bene, e iniziamo appunto la diretta con Alberto Rigo, ex capitano del Trissino 05, da quest'anno in forza alla società di Tiene, combina con Pietro Luoti. Subito. Pietro è stato autore di una doppietta nella partita di Coppa Italia qui al Pale Vaccari, insomma ora riparte Davide Zanini, combina con Elia Guglielmi, ora Franco Giuliani, taglio a cercare sempre Davide Zanini. Scambia con il fratello Andrea, in buca d'angolo i due Zanini, controllato a vista Davide da Pietro Luoti, la stecca senza... di Nicola Rezzi, attenzione. La stecca di Dalla Vecchia, per la verità non c'è Nicola come in porta, invece no, dal Pra, ma difatti hanno notato subito Dalla Vecchia, Alberto Dalla Vecchia in porta, attenzione, attimi di confusione, l'arbitro fischia subito, rischio Fallo. Perché ricordiamo sempre che il portiere senza la stecca, se riceve un tiro è rigore diretto. Stiamo attenti, difatti subito il Tiene si è dimostrato furbo e ha dato la stecca al portiere. Allora con Pippo Ballardin sulla destra per linee orizzontali con Alberto Rigo, Capitan Conzato, quest'anno insomma Alessandro Conzato raccoglie un testimone abbastanza più di uno, abbastanza pesante, con due totem che ritiene che sono Enrico Sperotto e Giorgio Casalotto, che hanno appeso la stecca al chiodo appunto quest'anno, quindi il nuovo capitano di questa new wave hockeyistica tienese è appunto Alessandro Conzato. Si fa aspettare, attenzione, 6 ancora i secondi utili per poter concludere, riprende ora Franco Giuliani, sicuramente Montecchio ha bisogno della sua garra, della sua esplosività per poter impensierire la retroguardia. Ottimo taglio, attenzione. Eccolo lì. Beh. Franco Giuliani per un amen, Pietro non è riuscito, commentami questo taglio perché sono le cose che piacciono agli allenatori. Beh, queste, no? Come ti accennavo prima, questo derby aveva due facce, o si iniziavano a studiare o subito partiva una bomba con le scintille, e direi che stanno iniziando subito a bomba. Tiene era andato sulle fasce e invece Montecchio a giocare con la palla verso il basso per creare gli spazi come l'uno contro uno. Allora si riparte da Alberto Rigo, per un attimo mima il tiro. Prima abbiamo detto di coach Zanfi che insomma ha ingoiato questo boccone un po' amaro alla prima di campionato, insomma sempre in vantaggio 3-2 poi per la BDL Minimotor Correggio, 3-3 4-3 per Montecchio e poi un 4-4 veramente un cambolesco. Attenzione Alberto Rigo, transizione che non si conclude. Dall'altra parte Pietro, Nicola Retis, primo anno a comandare la A2, la prima squadra, sì, con insomma ha detto molto chiaramente: Tiene
non è la squadra che abbiamo visto con Scandiano. Io vedo tutti i giorni i ragazzi in allenamento, hanno fatto degli errori grossolani, vedo l'intensità, la precisione con la quale affrontano anche i singoli esercizi di allenamento. Questa non è la mia squadra, confido in una pronta pronta riscossa. Attenzione a Pippo Ballardin che subisce blocco, però c'è un fallo di squadra, il primo per la verità, e viene segnalato a carico degli ospiti. Ora Elia Guglielmi, derby nel derby anche per il 23 con la casacca bianco-verde. Davide Zanini non premia, occhio, il taglio, tiene, tiro parato, ruoti, oh, 2 contro 1 sprecato. Bene, Pippo Ballardin avanti per Alberto Rigo, sempre d'esperienza Alberto, insomma, con una calma olimpica cerca i suoi compagni. Alessandro Conzato prova a sgasare, parato, scalda il guantone di Carlo Sansò per la seconda volta. Beh, se vogliamo provare una citazione, Luotti, quando si parla di palline alte, ha sempre la stecca pronta. Mi viene a pensare anche l'anno scorso contro Montecchio, più di qualche occasione a palle alte, sospese, che nessuno le va a prendere, lui si lancia sempre per toccarla. E effettivamente danno molto fastidio, perché tante volte quelle palline là sono quelle che dici le lascio andare, aspetta, non devo riprenderle, invece no, lui subito pronto. Allora, transizione di Andrea, per un attimo cerca la conclusione, riparte dal 5, Franco Giuliani lascia partire una bomba delle sue, viene neutralizzata, attenzione, tiene. Pietro, io ti chiamo in causa perché insomma abbiamo visto, come dicevi te, la fase di studio praticamente non c'è stata, è finita, non è mai iniziata subito aggressività, attenzione, allora vediamo già qualche scaramuccia. Nicola Rettis che sta saltando come come un cerbiato nella sua area tecnica. Dall'altra parte coach Zanfi mi sembra molto più tranquillo. Attenzione, una contusione per Ale Conzato, con il 17 resta a terra. Il signor Moresco si accorge di questa di questo contrasto, insomma la panchina tienese ha qualcosa da dire, insomma dice, insomma, già la seconda volta l'arbitro è più vicino di noi, Pietro, insomma, quindi da questo punto di vista no, vediamo, non che sembrava un contrasto pericoloso assolutamente. Comunque, come ripetiamo ancora, questo derby sta dando le sue soddisfazioni e sicuramente adesso le squadre, probabilmente Montecchio è agevolato per quanto riguarda questo tipo di gioco, quindi gioco molto più aggressivo, cioè dire di un po' più di petto, un po' più di pancia, cerca sempre le partenze e far gol, mentre il Tiene vedo che si sfrutta le ripartenze ma cerca un po' di più di giostrare la palla e prendere spazio per creare l'occasione nel momento giusto. Sicuramente due giochi completamente diversi, due allenatori che sicuramente... Ah, non c'è l'attenzione. Ecco, allora ti interrompo perché c'è Alberto Rigo, prende una pallina sanguinosa persa da Montecchio. Pietro Luotti alza la testa, all'indietro per Pippo Ballardin, insomma perimetro largo per Tiene, lascia partire una staffilata abbondantemente a lato. Allora attenzione Elia Guglielmi, Franco Giuliani non viene servito, ritorna sui suoi passi il 23, passa per Davide Zanini, insomma alza la cresta il giocatore numero 8, prova a vedere un po' il da farsi, passa per il fratello, è sempre una buona idea passare ad Andrea. Insomma, nelle telecronache precedenti, Pietro, ho sempre detto, coach Zanfi, insomma, c'è un teorema che dati 5 giocatori in pista, uno è sempre Andrea Zanini, gli altri 4 girano, no? Ah no, beh, sicuramente un allenatore, in questo caso è anche un capitano, sono punti di riferimento, e Andrea prima di tutto, essendo capitano, anche un obbligo morale verso i ragazzi della squadra, che è avere una stabilità. Infatti, come hai detto te, la maggior parte del tempo è in campo e questo lo dimostra e se lo merita, perché dà sempre importanza a tutte le palle e sa aiutare a portare la squadra a quello che è il risultato. Bene, ora vediamo se tiene. Attenzione! Palla. Una deviazione fortuita. Vediamo, il gol viene assegnato ad Alberto Rigo. Subito questo derby, insomma, quando sono trascorsi neanche 5 minuti dall'inizio delle ostilità, vede, tiene in vantaggio. Allora con il contributo di Luca Marcazzan, ti devo correggere mi sa, perché se non, come non ho visto male, è stato Carlo che l'ha parata da una prima sicuramente sporca,
e se l'è praticamente fatta scorrere per portata sbaglio. Indietro. L'arbitro giustamente ha segnato la marcatura ad Alberto Rigo, che è stato l'ultimo a giocatore toccare palla, a toccare palla. Insomma, adesso tiene con il muso in avanti. Vediamo un po' come reagirà Montecchio. Io penso che partite come queste non abbiano bisogno di motivazioni, però insomma, in due a contrastare Lia Guglielmi, alla meglio Alessandro Conzato, pallina per la verità un po' troppo lunga, ne approfitta Davide Zanini, chiama i suoi, Davide cerca di spostare un po' la difesa. Pietro, rispetto alla guida tecnica di Gabritiella, che per 2 anni è stato coach di Tiene, ora quest'anno comanda guida la A2 a Breganze, nelle uscite di Coppa Italia abbiamo visto un Tiene che ha lavorato e ha registrato molto la fase difensiva. Nicola Rettis, nonostante insomma il suo fiuto del gol quando era giocatore, e che giocatore, ha preferito puntellare molto di più la fase difensiva. Secondo te, con gli assaltatori Franco Giuliani, Davide Zanini, Andrea Zanini, la difesa di Tiene oggi reggerà, oppure secondo te avrà il suo bel da fare? No, beh, comunque per come guardiamo anche i dati, anche le figure dei giocatori, il Tiene ha sicuramente molte figure più offensive che offensive. Guardiamo anche Conzato, attenzione, palla fuori, recuperata subito da Giuliani. Stavo dicendo esattamente. Sicuramente il Tiene ha comunque dei punti saldi a livello di difesa, sicuramente, ma a livello anche offensivo ha belle figure. Parliamo anche di Lotti, che penso sia un uomo da tutto campo che sa fare molti gol. Baleardi anche lui in attacco, hai un Andrea Poli, anche un Dal Pra che in realtà è più un tiratore da fuori area che comunque da supporto. Però puntare sulla difesa. Nel frattempo ti dico insomma che è iniziato il pressing di un certo signor Giuliani, la pallina va fuori. Zanfi, sempre nelle interviste di post partita della settimana scorsa, ha detto ho usato la Coppa Italia per registrare la squadra, insomma tanti giocatori che non hanno materialmente giocato assieme tante partite, per me è stato fondamentale capire dove spingere la squadra, cosa e come impostare. Adesso posso finalmente lavorare sui dettagli, no Pietro? Chiaro, assolutamente, perché comunque per la Coppa Italia per maggior parte delle squadre è stata una fase preparatoria, quello che è campionato, e se guardiamo che rispetto all'anno scorso la squadra di A2 del Montecchio ha avuto diversi cambiamenti dal punto di vista offensivo e offensivo, e sicuramente adesso il gioco di Ivano è sempre simile, e stiamo vedendo anche adesso i risultati. Sì, abbiamo visto proprio insomma qualche mese fa ho commentato appunto la partita di Coppa Italia terminata 6-2 per Tiene, una partita che oggettivamente è stata una partita difficile per Montecchio, poteva sicuramente fare meglio, però nonostante Tiene sia ancora in vantaggio oggi, assistiamo appunto ad un Montecchio che non ha perso la concentrazione e la testa, cosa che invece forse era successa in quell'occasione quando ad esempio Elia Guglielmi ha messo proprio una stecca in più mentre stavano recuperando, dopo da lì Alberto Rigo paratona, sì, della vecchia, hai fatto bene interrompermi da sotto le gambe e invece bene, stavo appunto dicendo insomma che qualche mese fa la partita di ottobre è stata proprio comandata dall'inizio alla fine da Tiene, insomma qualche complice, qualche ingenuità anche di Montecchio, però adesso nonostante lo svantaggio Montecchio ha sempre la testa in pista. Coach Zanfi anche abbastanza tranquillo, lo vediamo qui dalla nostra postazione, e quindi io penso che insomma il lavoro alla fine debba pagare, no? Vabbè, sicuramente, comunque parliamo sì di un gol di differenza, ma di un gol che in effettiva non è che ha avuto una livello di, è stato proprio premiato per questa, la creazione del gol. Quindi è stato un gol molto più privato e gestito dalla squadra avversaria, avrebbe fatto sicuramente più male. Ma essendo un gol, come dire, di fino così leggero, passiamo il termine della parola, sicuramente non deve influire sulla metà dei giocatori da ambi i lati. Sì. Nel frattempo Pietro è entrato in pista Andrea Poli, numero 13, insomma lo ricordo perché a noi piace dare i numeri. L'anno scorso tra Coppa Italia e campionato, 30 presenze, 30 gol, insomma tanta roba, no? Sì, sicuramente Andrea è un giocatore di punta di area, uno dei pochi che ci sono rimasti in giro nel Veneto,
e che sfrutta molto le sue gambe, perché comunque gioca molto di esplosività per prendere quel poco spazio in più che gli serve per entrare in area e dà molto fastidio alla difesa avversaria. Anche lui un ex, attenzione ai secondi, ne mancano due, una attenzione alla sirena di 45 euro, forse suona, eccola lì, però nel frattempo Montecchio ha recuperato la sfera, la pallina va ad Andrea Zanini, metronomo della squadra bianco-verde. Ora Franco Giuliani cerca un taglio sempre di Andrea, gioco in elastico, scalda il guantone di Alberto Dalla Vecchia, la pallina finisce fuori dalla balaustra di contenimento, tanto esce Pippo Ballardin, entra Damiano Dalprà. Insomma, come hai ricordato prima Pietro, insomma Damiano ha forse come piatto forte della casa il tiro da fuori, insomma, sì. e questo forse quelli di Montecchio se lo ricordano, perché se non ricordo male nel 5-5 di, attenzione Pietro, rovina a terra, fallo di squadra numero 1 per i locali. Nel 5-5 di due anni fa, Damiano Dalprà, a un minuto dalla fine, quasi da metà pista, ha lasciato partire una bomba che ha permesso a Tiene di recuperare il punto della parità contro Montecchio, giusto? Ah, sì, sì. Attenzione Pietro. Attenzione. Sì, dicevamo di Dalprà, di quel tiro, di quella mina partita ai tempi. Sì, comunque quell'anno là è stato un anno anche molto importante, perché il Montecchio da quelle finali si è portato a casa il titolo in A1 per salire. Sì. Ma ora, insomma, dopo 10 anni di guida societaria, il presidente Riva ha ceduto il testimone a Dennis Toniato. Questi 10 anni di regno Riva comunque sono stati costellati da tante buone prestazioni, da tante belle storie di hockey, ma soprattutto da una storica attenzione qualche scintilla tra... semplice fallo di squadra per il signor Moresco, come stavo dicendo, appunto questo regno del presidente Riva, insomma, è culminato con la storica promozione in A1 di Montecchio. Insomma, adesso il presidente Toniazzi, insomma, aspetta anche un compito di ricostruire forse, insomma, quello che questa piazza si merita, no Pietro? Tu che abiti praticamente a 200 metri da qua, puoi dirlo, anche 20 probabilmente. Ecco, 20, sì, proprio qua dietro al parcheggio. No, e Toniazzo è da anni che fa parte tra sponsor e dirigenza della società, e è sempre stato da quel punto di vista. Ora ovviamente c'è anche un fardello non indifferente, perché comunque si come tutta negli anni. Oh, attenzione, scusa, ti fermo Pietro, perché... E poi è arrivato da Nicola a recuperare quella pallina lì in mezzo, che ha fatto sicuramente un favore a Carlo Sansone. Sì. Nel frattempo Dalla Valle e Nicola Pozzo, insomma, me l'hai ricordato, sono entrati in pista. Insomma, partita che noi raccontiamo storie di hockey, raccontiamo aneddoti, statistiche, però ci stiamo divertendo tantissimo, come in questo caso con una parata plastica da parte di Carlo Sanson, che ha neutralizzato il tiro di Capitan Conzato. Riparte Montecchio, riparte sempre dalla steca di Andrea Zanini, studia il movimento dei suoi compagni, preferisce alleggerire per Elia Guglielmi per linea orizzontale con Ivan Dalla Valle, autore tra l'altro di un gol la settimana scorsa a Correggio, insomma, quindi giocatore con la steca calda, attenzione della sua mattonella. Elia prova il tiro da lì, insomma. Elia quest'anno ha già fatto male al roller e a Sandrigo, se non ricordo male, proprio da quella parte del campo. Andrea Poli, sì, come l'ho detto, Andrea Poli in area, bisogna portarlo fuori, perché essendo molto veloce, tecnico, sa recuperare quel po' che fa. Ti fermo perché c'è un break di Montecchio. Pozzo Guglielmi, taglio in mezzo che non si perfeziona, riparte Tiene, riparte dal Pra, riparte la squadra di coach Reti, sale indietro per Pietro Luoti. Insomma, Pietro lo conosco da qualche anno anch'io, insomma, anche lui dice se devo descrivermi come giocatore, a me piace correre, io corro poi finché non finisce il 50esimo, ma io corro, insomma, quindi Pietro Luoti, insomma, tra le tante caratteristiche, oltre all'intelligenza tecnica che gli permette anche tra l'altro di essere allenatore delle giovani di Tiene, insomma, anche quella di avere in sostanza anche una tenuta atletica, e penso che in un derby queste cose non siano proprio scontate. Attenzione, azione si sprecata adesso da parte del Tiene, ma forse a parte del Tiene qualche cosa da contraddire avrebbero, con un piccolo contrasto a parte di Le Guglielmi contro Dalprà. Allora, sempre Pietro a manovrare,
in avanti per Poli, all'indietro per Cozzato, sempre ultimo uomo Damiano Del Pra. Ci pensa per un attimo il capitano, voleva alzare lo sguardo per capire il posizionamento di Carlo Sanson. Ottima rappresentanza di pubblico qui al Palio Vaccari, Pietro, insomma il derby si fa sentire, si fa sentire, anche i ragazzi delle giovanili del Montecchio iniziano con i tamburi, vediamo se scalderanno non solo i cuori ma anche le steche dei propri beniamini. Nel frattempo Pietro Luotti recupera una pallina, sempre in avanti per Damiano Del Pra, sgasa in avanti il 19, ottimo, intelligente passaggio per Andrea Poli, si ferma lì, il signor Moresco dice fallo dentro l'area, rigore per Tiene, e vediamo se chi sarà l'indiziato numero uno, anche se pensiamo che sia sicuramente Pietro Luotti ad accomodarsi sulla panchina. Andrea Zanini mette su la sua toga, codice civile in mano, ancora lì a perorare la causa del suo compagno di squadra, non sente ragione il signor Moresco, dice questo è rigore, si riparte dal tiro più vicino. Nel frattempo era stato chiamato un time out da coach Zanfi, vediamo se Luca Marcazzano nel frattempo fa partire qualche highlight, insomma, per riassumere questi primi 12, questi primi minuti di derby, insomma, tre falli di squadra per gli ospiti, uno per i locali, se ne sono andati 16 minuti di gara, però Pietro sono andati via velocissimi questi minuti, no? Mamma mia, comunque, parlando proprio prima di palle belle calde, intanto è stata una bella punta nuova, che anche questo è un grande ex, Mandarini, che è ritornato, che ha avuto un problema fisico non tanto tempo fa, e come dicevi tu Luotti il rigore non glielo puoi levare. I ruoli sono abbastanza chiari un po' in tutte le squadre, perché insomma Pietro dotato veramente di una gran botta, se fosse stata una punizione di prima probabilmente, anzi sicuramente, sarebbe andato Alberto Rigo sul dischetto. E attenzione, Pietro Luotti contro Carlo Sanson, vediamo se Tiene realizzerà questo rigore o se sarà Montecchio a pararlo. Pietro Luotti porta a due Tiene. Questo derby sta per il momento premiando la squadra tienese, insomma Montecchio si trova a dover rincorrere, due lunghezze di vantaggio per la squadra di coach Retis, che ora sembra leggermente più calmo rispetto ai minuti iniziali. Mi ha subito smentito, perché insomma Nicola, così come quando era in pista, ha maggior ragione adesso che in panchina. Ottima combinazione Luotti, spreca la stecca, che più calda non si può, dice me l'ha deviata, per la verità no, dice il signor Moresco, insomma era un rigore in movimento. La pallina ora va verso Nicola Pozzo, all'indietro per Andrea Zanini, per Franco Giuliani. Probabilmente Pietro c'è bisogno un po' dell'esperienza, della garra, del carattere di Franco Giuliani per raddrizzare questa partita, no Pietro? Chiaro, sicuramente, come anche il gioco di Ivano fa percepire, che cerca di dare importanza e premiare le caratteristiche tecniche di tutti i giocatori, dai tiratori alle persone più tecniche, se non più dare fastidio in area. Mandarini, altro ex, come dicevi tu, gioco da terra, dice che da lì non va bene muovere la pallina, insomma. Marco l'ho intervistato proprio qualche mese fa, ha detto sì, sono felice di essere ritornato in A2, aveva già debuttato nelle ultime sfide l'anno scorso, sono felice di tornare a girare il Nord Italia. Giocatore che veramente è dotato, secondo me, di un'intelligenza tattica veramente rara, Marco. Un ragazzo che, oltre ad essere un ragazzo con il cuore grande così, ora transizione sempre sua del 7, preferisce andare all'indietro, insomma, sicuramente e lo conosce. Intanto Franco Giuliani da ultimo uomo rischia di far partire dal Pra, ma probabilmente fa un fallo per subire e far ripartire da una punizione. Ecco, sì, stavo dicendo che appunto Marco lo conosci bene anche te, insomma, oltre ad essere un ragazzo d'oro, è uno che veramente in pista dà il 140%, no? Sì, chiaro.
Marco, ragazzi, come dai d'oro, ma in campo quando c'è da fare fa, è molto tecnico, cerca sempre di creare lo spazio davanti alla porta e cercare le occasioni migliori. Allora, diciamo vediamo... che sì, scusami per ti ho interrotto, no, vai. No, sicuramente Marco come anche Andrea sono utili al gioco di Nicola Retis, che cercano mai di giocare davanti. Intanto 2 contro 1, transizione, Rigo, Mandarini non ho ben capito dove è finita la pallina, è passata fuori veramente di una spanna. Buon per Montecchio, restano 2 gol di vantaggio di Tiene. Ora un attimo di confusione, pallina che intanto viene contesa tra Nicola Pozzo, sì, insomma. E intanto potrebbe essere un po' probabile tra in mezzo per Andrea Poli, che mette a referto il suo Nemo, sono me anche questa sera, però insomma diamo le percentuali del gol, direi un 80-20, no? Chiaramente Dal Pra ha fatto un bellissimo lavoro nel smarcarsi e dare una palla praticamente a porta vuota, ha apparecchiato la tavola, insomma ha servito un cioccolatino. Andrea Poli era lì, insomma Carlo Sansone era proprio disteso e questa è stata proprio una di quelle azioni, insomma, che piacciono agli allenatori. Riparte per la terza volta dalla metà pista Montecchio, insomma. E adesso Montecchio deve stare attento perché dovendo subito un paio di 3 gol devono stare attenti a non perdersi la testa. Mancheranno 6 minuti adesso al cronometro, ma questi 6 minuti sono importanti da loro per cercare di portare a casa qualche gol in più per poi ripartire secondo tempo con una marcia in più. Attenzione Alberto Rigo! Alberto Rigo per veramente un attimo non riesce ad arrotondare ancora di più il punteggio. Pietro, Montecchio, l'ho detto più di qualche volta, Montecchio dalle tante facce in Coppa Italia, dilagante, irresistibile contro Sandrigo, eroico nella doppia sfida contro il Roller, contro Breganze 3-0, 3-1, 4-1 per Breganze, 4 pari con Montecchio. Quindi il fatto che ci siano 3 gol di vantaggio con una squadra come quella nata da Zanfi quest'anno, insomma, vuol dire tutto, vuol dire niente con il campale Alberto Dalla Vega, quella spagnola, come si dice, ha neutralizzato il tiro. Insomma, Montecchio ha dato prova che se vuole rimontare sa come poterlo fare, giusto? Chiaro, adesso dobbiamo cercare di portare la gola bilancia verso di loro e cercare di non stare troppo scoperti per prendere un altro gol. E in effetti hanno già preso 3 buoni contropiedi in questo frangente, probabilmente sono tutti diversi in attacco. Ora Andrea Zanini per il ciuffo di Nicola Pozzo, che cerca di accentrarsi all'indietro, vediamo se taglia per Dalla Valle. Di nuovo Nicola Pozzo, Franco Giuliani, il giocatore di San Juan, sempre per il capitano, gira bene Nicola Pozzo, tira un po' meno perché la pallina viene neutralizzata da Alberto Dalla Vecchia, che ricordo ha iniziato la gara, insomma, al posto di Nicola Comin. Non mi sembra sia stata una scelta dovuta a qualche infortunio, Nicola lo vedo lì in panchina tranquillo, forse è stata proprio una scelta tecnica di iniziare subito con Montecchio. Alberto Rigo all'indietro per Damiano Dal Pra, per Andrea Poli, controllato dal 5 di San Juan, lo spintona, sportellata tra i due, continua questo duello nel duello, alla meglio per il primo momento Andrea Poli, però il signor Muresco dice che c'è stato un fallo di squadra che porta gli ospiti sul 3. Anzi sul 4, si è corretto anche il tabellone qui al Palavaccari. Time out chiesto da coach Rettis. Io, Pietro, nel frattempo provo a origliare cosa dice il tecnico montechiese che allena il Tiene, insomma, se tu vuoi nel frattempo, insomma, dare una somma di questi primi 21 minuti di gara, che insomma c'è da dire, no? No, beh, comunque sto riprendendo una cosa che tu hai detto, che era quella del portiere del Tiene, che di classico Nicola Retti si schiera sempre con Mini in porta, invece oggi non l'ha schierato, ma d'altra parte vogliamo Montecchio, hai Carlo Sanson, è molto giovane, sta facendo molto bene in questo campionato, ma è anche dietro Tudeschini, che anche lui non sa su da dire. Diciamo che se me la mettiamo così, i vecchi sono un attimo messi in panchina, hanno spazio ai giovani, quindi in realtà puoi anche vedere come un aspetto psicologico contro l'avversario, ma
questo dimostra che tutte le formazioni in questo campo hanno da dare e sanno dimostrare le loro capacità. Bene, io ti spoilero la strategia di Nicola Reti. Insomma, si è arrabbiato un po' con Marco Mandarini e Andrea Poli, ha detto: ragazzi, se c'è la possibilità di correre sulla fascia, corriamo sull'out. Se vediamo che c'è il giocatore pronto a ricevere il passaggio in mezzo, tagliamo, altrimenti andiamo indietro dietro la porta, giriamo e semmai ripassiamo lì dietro, ripartiamo. Punto di domanda, sta già giocando con il cronometro Nicola Retis. Questo non saprei dirtelo. Sicuramente uscire dal primo tempo con tre gol di differenza sicuramente gli fa un piacere, sicuramente. Però vedo anche comunque, meno male, come dicevo prima, anche a livello di formazione, tutti disponibili a giocare. Intanto è entrato Pellizzari sì. Che attualmente hanno tutti entrati in campo, il tiene, tutti schierati. Sì, allora beh, la panchina è composta da Mandarini, Poli, Ballardin e Luote, insomma, quindi il tiene, attenzione Franco Giuliani, per un amen non riesce a fare l'ultima cosa, aveva fatto tutto bene, gli è mancato proprio lo spunto finale e butta fuori la pallina per evitare guai peggiori. Erano i 5 secondi che avrebbe fischiato il signor Moresco. Si riparte con pallina per Tiene, attenzione, fermi tutti, fallo di squadra, non ho capito per la distanza, presumo, probabilmente sì. Attenzione che non c'è un richiamo verbale. Vediamo un attimo il signor, eccolo lì, sì, ce l'hai proprio spoilerato Pietro. Warning per Franco Giuliani, insomma, il pubblico non ci sta, come è normale che sia. Finisce nel taccuino del signor Moresco Franco Giuliani per, insomma, questa ammonizione verbale. Animi caldi, chiaramente nessuno ci sta a perdere. Riparte Tiene con Conzato, all'indietro per Dal Pra, sempre all'indietro per Conzato, taglio di Damiano a servire, ora sempre all'indietro Alberto Poli, che con la sua calma olimpica legge bene, passa per Damiano, taglio in mezzo, attenzione, la finisce, che scorre per un niente dietro, sì, oggettivamente io l'avevo quasi vista andare mestamente in fondo al sacco. Insomma, buon per Monti, che sarebbe stato veramente il secondo infortunio, insomma, cosa più unica che rara. Attenzione, però, sta Zanini sulla visiera di Alberto Della Vecchia. Andrea ha tirato sicuramente un bellissimo tiro, attenzione, ingenuità da parte di Andrea Zanini. Tira fuori dalla tasca il cartellino blu, signor Moresco, finisce nella panchina dei cattivi Andrea Zanini per 2 minuti. Ora tiene, potrà sfruttare una punizione di prima con, vediamo se sarà Alberto Rigo, sì, probabilmente sì, perché lui è in pista, ma sarà lui quasi sicuramente a battere a rete. Come dicono quelli bravi, tiene, se non concretizzerà, insomma, la punizione di prima, giocherà in power play per 2 minuti, appunto in virtù di questo cartellino blu che è stato sventolato in faccia da Andrea Zanini qualche secondo fa, insomma, con il replay di Luca Marcazzan, che ringrazio, insomma, abbiamo appena visto adesso, insomma, l'azione che ha portato il blu. Beh, ti anticipo velocemente, come tu prima hai spiato il Tiene, io ho spiato il Montecchio, e come in realtà immaginavo di riferirti, il Montecchio nell'ultima frazione di tempo ha un po' forzato, e sicuramente queste forzature sì, possono portare risultato, ma bisogna cercare anche di trovare l'occasione giusta senza forzare e creare scompiglio come in questo caso. Qua Coach Retis ha mischiato le carte, c'è Damiano Dal Pra sul dischetto, tira o muove? Tira. Ah, muove invece, attenzione, ancora Dal Pra, ipnotizzato da Carlo Sansone. Attenzione, il 99 strega il 19. Ora coach Zanfi, insomma, usando un buon francese, si è lamentato perché, insomma,
il fallo di squadra di Tiene. Intanto Giuliani 3 contro 1 che gira, porta via la pallina. Allora, vediamo un po', Montecchio in 3, Tiene in power play, così, che power play vedremo? Pallina veloce oppure rallentamento del gioco? Beh, sicuramente un power play è un'occasione gotta per portare un gol a casa. Secondo adesso il Tiene è consapevole che ha 3 gol di vantaggio, ma un power play bisogna sempre sfruttarlo. Difatti, come anche vedi adesso Rigo ha avuto lo spazio per tirare, c'è stata l'occasione. Perché comunque sì, anche perché in pista insomma ci sono due, Damiano Alprà e Alberto Rigo, insomma, se tu mi chiedessi su chi si giocherà prevalentemente questo power play, su quale stecca per la conclusione, insomma non so dirti, 50 e 50 dal Prà Rigo. Vediamo ora Damiano. Gioca, secondo tiro per la verità di Alberto Rigo, la pallina resta lì, la riprende Nicola Pozzo, vediamo se riesce a fare quello che ha fatto Scandiano 7 giorni fa, perché mentre Tiene era in power play Scandiano è riuscito a segnare un gol. Succedono di queste cose, però attenzione. Ora San Moresco dice fermi tutti, ha fischiato un fallo di confusione, Franco Giuliani ha detto metto sul paraocchi, non sento, non vedo, io vado avanti e tiro, no? Ma è anche giusto che sia così, no Pietro? Intanto Ivano non lo vedrò più della stessa espressione tua, sta comunque un po' cercando anche lui di gestire la squadra, una situazione sicuramente molto critica, ma come si sa i power play sono un'arma a doppio taglio. Come hai detto che te col Correggio, 4-3, tutto è possibile, ma bisogna sapere sfruttare e gestire al massimo. 30 secondi da giocare, vediamo il Tiene. Tobias Pellizzari nel frattempo è sempre dentro, minuti importanti anche. Attenzione! Per il giovane giocatore del Tiene, e ora dalla valle, taglio di Nicola Pozzo, attenzione sempre dalla valle, da dietro le gambe, tenta la giocata, non va a buon esito, e ora rientra Davide Zanini in pista al posto del fratello. Ritornano in 4 quelli di Montecchio, pallina in avanti, ancora 6 secondi per poter concludere l'azione, attenzione, forse non se ne accorgono quelli in bianco verde. Termina questa prima frazione con un Tiene che è comodamente in vantaggio per 3-0. Insomma Pietro, una fotografia velocissima di questa prima frazione, perché poi dobbiamo mandare, come dicono quelli bravi, i consigli per gli acquisti. Sì, allora facendo riassunto molto veloce, il Tiene ha saputo sfruttare i momenti in cui, che hanno creato entrambe le parti, nessuno ha lasciato spazio, tutti hanno saputo creare. Secondo me il secondo tempo sarà molto interessante, anche perché da parte del Tiene erano 3 gol davanti, ma diciamo che Montecchio non ha mai lasciato la spugna. Bene, io ti ringrazio, a questo punto ci diamo appuntamento fra 9 minuti e 24 secondi esatti per questo secondo appassionante tempo di questo appassionante derby tra Montecchio e Tiene. A dopo.
abbiamo imparato che piccoli gesti fanno la differenza. Anche con il cancello di casa è possibile farlo. Scopri le automazioni Benincar risparmio energetico. Benincar, la casa buona. Trova il tuo installatore su lacasabuona.it. Abbiamo imparato che piccoli gesti fanno la differenza. Anche con il cancello di casa è possibile farlo. Scopri le automazioni Benincar risparmio energetico. Benincar, la casa buona. Trova il tuo installatore su lacasabuona.it. Thank you.
Eccoci qui di nuovo alla Palla Vaccari per commentare questo secondo tempo del derbissimo tra Montecchio Precalcino e Hockey Thiene. Sempre vicino a me Pietro Garzaro, a cui rivolgo subito una domanda: secondo te cosa hanno detto gli allenatori negli spogliatoi? Ah beh, il Thiene sicuramente in questo momento dovrà saper gestire, ma senza sicuramente cercare di non sfruttare le azioni gol, mentre Montecchio ha solo una cosa da fare, ne ha solo una, non ha tanta scelta. Vediamo se ti ascoltano proprio lì, e adesso proprio lì, quella cosa che avevi in mente te l'ha appena concretizzata Elia Guglielmi, che raccoglie una pallina filtrata dalla destra, porta Montecchio sull'1-3 e probabilmente, insomma, quella cosa di cui parlavi, vogliono assolutamente a tutti i costi metterla in pista. Gioco da terra da parte di Andrea Poli. Ora gli animi sono belli caldi, vedo insomma anche nella panchina tienese Nicola Rettis, se potesse entrerebbe in pista, ma deve starsene lì. Neanche 20 secondi e Montecchio ha subito dimostrato quali sono gli intenti. Molto bene a parte loro. Ora da cercare di mantenere, ora che il ferro è caldo, non tenere a battere. Ecco, appunto ti chiedevo prima insomma cosa hanno detto gli allenatori nelle spogliatoie. Insomma, tu hai detto giustamente che Montecchio deve fare solo una cosa, che è quella di segnare, fondamentalmente attaccare, segnare. E Nicola Rettis, insomma, cosa avrà detto secondo te? Ah, sicuramente Nicola, conoscendo il suo carattere, come hai detto te, grande attaccante, giocatore d'area, gli piace il gol e tutto, ma sicuramente molto pacato come allenatore, cercherà comunque di gestire il più possibile e per sfruttare i momenti di decisione, o anzi di più, momenti in cui il Montecchio cercherà di fare gol e entrare, saper sfruttare a suo vantaggio. Ecco, diamo anche un flash su quello che sta succedendo nel girone A di questo campionato nazionale di hockey categoria A2. Come ricordavi prima all'inizio della cronaca, Scandiano si è portato a casa anche la seconda partita su due contro il Sandrigo. Montecchio appunto sta subendo il 3-1 qui tra le mura domestiche del Palla Vaccari. Il roller di Bassano, che sarà impegnato nelle finali di Coppa Italia, tra un po' sta vincendo 3-1 con il Correggio. Il Novara 3-2 sul Modena, mentre Breganze giocherà domani contro il Seregno. Attenzione, Tobias Pellizzari! Tobias Pellizzari trova l'unica luce utile e disponibile per far partire un suo tiro che non era irresistibile, per insomma doveva andare lì ed è finita lì. Come la legge, chi segna ha sempre ragione. Sì, adesso sicuramente il movimento tecnico di Tobia non è assolutamente eccezionale, ma comunque ha saputo sfruttare la indecisione da parte della difesa e anche di Carlo Sanson. E comunque questo è uno dei tanti gol degli ex, parlando proprio di, ecco. E se non sbaglio, questo deve essere il primo gol in campionato di A2 per Tobias Pellizzari. Ora proteste veementi da parte di Montecchio. Marco Mandarini lascia partire una bomba, attenzione, resta a terra e il giocatore numero 7 tienese. Riparte Davide Zanini, non c'è un attimo di tregua. Insomma, i derby hanno tante caratteristiche, una di queste è proprio quella di non mandarsele a dire, no? Chiaro, adesso stare un attimo attenti per questi animi, sicuramente al pubblico piacciono, ma ricordiamo sempre che il gioco deve essere sempre pulito, questa è una cosa molto importante. Anche perché poi, insomma, conoscendo bene sia Nicola Rettis che Ivano Zanfi, penso a nessuno dei due faccia piacere vedere lo score dei falli di squadra salire, soprattutto quando magari possono risultare decisivi verso la fine dell'incontro, quando insomma magari sei lì e ti trovi il nono, il decimo fallo di squadra che può veramente cambiare le sorti di una partita, no? Comunque in questo momento partita la bagarre dei contropiedi e da qua in avanti devono cercare entrambe le squadre di sfruttare questi piccoli spazi e contrattempi per trovare lo spazio e segnare.
Infatti adesso c'è Ivano che cerca di chiamare, ma più di tranquillità, sembra che qualche giro palla. Allora, vediamo qua sotto la nostra postazione, Pippo Ballardin perde la steca, finisce per terra e gli Guglielmi indemoniato, il 23 è entrato veramente con un piglio che era veramente da qualche tempo che non gli vedevo, no? Sente la partita come pochi, lo ricorda, insomma, è l'ex di Tiene che gioca tra Montecchio, che gioca con il Montecchio, insomma ci tiene a far bella figura, no? Chiaro, e non sarà l'unico comunque. Franco Giuliani all'indietro per Andrea Zanini, ora forse è il caso di ragionare, se ne sono andati 3 minuti e 40 secondi dall'inizio di questa seconda frazione di gioco, c'è tutto il tempo del mondo per rimettere in piedi la partita da parte di Montecchio e forse in questi casi più che le gambe è importante far lavorare la testa, no Pietro? Sì, come ci siamo detti prima, i contropiedi, il gioco comunque, il gioco di petto, giocare i contropiedi è molto bello, è molto efficace, ma l'ossigeno a testa deve arrivare, bisogna respirare. Andrea Poli per Pippo Ballardin, si gira il 13, ottimo spunto del giocatore che 2 anni fa era uno degli idoli qui alla Palla Vaccari, ora Zanini e Poli, insomma abbiamo visto anche nel pre-match, insomma, saluti affettuosi, insomma, tra Capitan Zanini, Mandarini, Poli, Pellizzani, insomma, quindi sono giocatori che fuori dal rettangolo di gioco vanno d'amore e d'accordo, però quando sono dentro, insomma, non se le mandano a dire, no? Nel frattempo non c'è di compressione tra i due Zanini con la palla spersa, ma come detto prima, adesso Montecchio sta cercando i gol e sta continuando a pressare per far trovare l'errore da parte del Tiene e cercare di creare occasioni. Adesso pallina per Montecchio, insomma, ha dato più un fallo a due. Andrea Poli è stato neutralizzato con una super azione difensiva, il taglio di Tobias Pellizzari da parte di Davide Zanini, insomma l'ha marcato, non l'ha lasciato partire. Se Tobias si fosse liberato del giocatore numero 8 probabilmente avremmo visto il gol numero 5. Attenzione Pippo Ballardin, intelligentemente manda in avanti, però sempre intelligentemente Davide Zanini raccoglie la pallina, la passa per il fratello, per Elia Guglielmi, che ha veramente una marcia in più in questa seconda frazione di gioco. Andrea Poli, coach Zanfi si sgola per impostare la fase difensiva dei suoi, dai e vai tra Poli e Ballardin, viene chiamato in causa ora il capitano del Tiene, Alessandro Conzato. In buca d'angolo finisce Poli, controllato da Franco Giuliani, riceve la pallina al 5 di San Juan, vediamo cosa si inventa, lascia partire un tiro che viene inibito da un giocatore di Tiene, se non ho visto male era appunto Alessandro Conzato. Riparte il 5 all'indietro per l'8, ora per il 6 sempre di Montecchio, e ritorna la pallina a Franco, sfrutta, vediamo il blocco di uno dei suoi, così non è, pallina che finisce nella terra di nessuno, riparte con una buona dose di fortuna Tobias Pellizzari, dai e vai con Poli, e questo è stato un miracolo da parte di Carlo Sanson. Molto spesso Pietro parliamo delle gesta atletiche degli altri schiaccia, dei numeri da circo degli attaccanti, però in questo caso Carlo Sanson ha segnato un gol. Questo vale molto più di gol, questo vale molto di più di gol. Confusione lì davanti nel traffico, e Andrea Zanini platealmente cade a terra, per il direttore di gara va tutto bene, ora Elia, sempre Andrea Guglielmi, ragiona Montecchio, diagonale di Franco che si perde in fondo, riparte Pippo Ballardin, stecche bianco-verdi che lo bloccano, Andrea Poli a mo' di sandwich tra due giocatori bianco-verdi, e la pallina finisce sempre al 6 che la porta in avanti. Peso specifico di Andrea Zanini in questa partita da 1 a 10, Pietro? Cosa ne pensi? No, adesso non credo, non penso anche in grado di dare un voto in questo momento a quello che è la gesta di Andrea, perché comunque c'è tutto ancora da fare, e Andrea, essendo che non è uno che molla,
in un secondo può cambiarti la partita. Per la verità ha cambiato proprio anche la partita la volta scorsa, appunto contro il Correggio, con un tiro spettacolare incrociato proprio. Attenzione, Pellizzari per Ballardin, pallina che finisce fuori per un attimo. Insomma, tiene quando può, va in avanti e lo fa anche abbastanza bene, no? Sì, sta sfruttando molto quelle che sono le motiche. In questo momento cercano tanto di forzare e trovare il gol. Questo ovviamente lascia quel poco spazio per permettere al Tiene di entrare e sfruttare anche i contropiedi con maggiorità numerica. E nel frattempo, insomma, c'è una partita nella partita che si sta giocando, che è quella disciplinare. I falli adesso sono lievitati, siamo 6 falli di squadra per Tiene, 6 falli di squadra per Montecchio, e tutto mi lascia pensare che se l'intensità resta questa, insomma, anche lo score disciplinare vada su, no Pietro? Vada, sicuramente andrà a lievitare sicuramente, perché in questo momento sebbene il Tiene sia sopra non sta lasciando un centimetro, e questo sicuramente implica da parte delle squadre, se sono questi, di fare anche stupidaggini, e quindi può essere anche un semplice fallo, un cartellino blu, tante cose. E genito adesso bisogna essere l'esperienza dei ragazzi devono essere in grado di prendere il momento, capire che è il momento di respirare e gestire. Allora, transizione di Pippo Ballardin, Poli perde un tempo di gioco, preferisce passare per linee orizzontali a Capitan Conzato, di nuovo Andrea Poli, stranamente nelle retrovie, perde una sanguinosa pallina, ne approfitta Andrea Zanini in mezzo per Ilia Guglielmi, si incarta sulla pallina, riparte Poli in avanti per Conzato. Abbiamo proprio sentito dalla nostra postazione coach Zanfi che diceva: Nicola Pozzo pronto, preparati, sarà l'indiziato numero uno per entrare in pista. È entrato anche dalla Valle Guglielmi, fra 3 stecche giallo-blu. Sì, lo abbattono regolarmente, riparte Pietro Luoti a testa alta. Pietro giro porta, circunnaviga i pali della porta di Carlo Sanson, occhiataccia di Elia Guglielmi che prova anche un po' a innervosirlo con la stecca, classica manovra, no? di nervosismo. Pallina che va fuori dall'area utile di gioco, si riparte con la sfera in possesso tienese. Andrea Poli, attenzione Conzato, sarà cinesca di Carlo Sanson. Nel mentre cambio arriva da parte Montecchio con le Guglielmi, entra Pozzo di gran carriera. Il Novel si era già fatto vedere ad Andrea Zanini, preferisce Andrea andare dietro i pali, passaggio che però non premia uno dei suoi. Attenzione Andrea Poli all'indietro, 3 stecche bianco-verdi, e ora pallina che viene toccata da Andrea Poli con il corpo, insomma l'arbitro era lì. Montecchio in possesso, dalla Valle sgomita con Ballardin, il 44 in buca d'angolo, gira per Davide Zanini, vediamo se il taglio di Nicola Pozzo viene premiato. Sì, però c'era un difensore che ha fermato tutto, e anche Zanini qua ci mette la stecca, e anche qua super azione difensiva di Montecchio che veramente toglie un gol già fatto. Andrea, vediamo, non sfrutta il blocco del fratello. Ora sì, pallina che finisce sempre nella disponibilità tienese, non c'è un attimo di tregua, sempre Pippo Ballardin in avanti, viene accompagnato all'uscita Alberto Rigo, pallina che resta lì, ingaggio comandato dal signor Moresco. Insomma, com'era finita la partita nel primo tempo, è continuata in questa ripresa, partita divertente. Montecchio ha per un attimo accorciato le distanze, tiene riportato il livello di guardia sempre più 3, ora Alberto Dalla Vecchia stoppa la pallina, Pippo Ballardin dalla Valle attutisce la conclusione del numero 16 tienese. Di nuovo Pozzo alza lo sguardo, sempre per Andrea Zanin, sempre Montecchio che riparte, sempre il capitano suonare la carica. Ora dalla Valle, Rigo su di lui,
Pozzo ora girano forse un po' di più la pallina, cercano di non buttare via secondi preziosi, 23 ancora quelli utili per poter concludere le azioni in attacco. Andrea Zanini, due su di lui, traversa baciata da Davide Zanini, forse magari con un po' più di lucidità era da solo davanti a Della Vecchia, avrebbe potuto fare oggettivamente qualcosa di meglio, no? No, comunque la pallina è andata molto sporca, è stato molto bravo Davide a saper recuperare la palla in quel momento frangente. E attenzione Rigo! 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 E porta a 5 e tiene. Gol sbagliato, gol subito. È la dura legge dello sport. Alberto Rigo con le sue finte, insomma, per un momento penso tu abbia pensato la stessa cosa che ho pensato anch'io, di vedertelo a realizzare una punizione di prima, perché è arrivato proprio tu per tu con il portiere, e da lì quando sei da solo davanti a Rigo, insomma, 80 volte su 100 sappiamo tutti come va a finire, no? Sì, sì, sì. Rigo, anche riguarda le punizioni di prima. Oh, attenzione! Qualche scaravuccia. Si stavi dicendo di Alberto Rigo. Sì, Alberto Rigo molto 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 migliorato anche dell'anno scorso. Negli scorsi punizioni prima è sempre stato molto efficace. Quest'anno mi sembra che abbia sbagliato uno o forse massimo due. No, una in Coppa Italia, poi è stata una sentenza proprio. E attenzione, Dalla Valle, dopo il gol 6 giorni fa contro la BDL Minimotor di Correggio, mette il suo nome a referto anche oggi. Non molla mai Montecchio, non muore mai Montecchio. 2 per la squadra biancoverde, 5 per quella tinese, insomma, va in vantaggio, viene ripresa. Insomma, 12 minuti e 30 nell'hockey sono tanta roba, Pietro. Sono tanto e niente, come lo sappiamo. Vediamo un po' se giocherà con il cronometro tiene, oppure se il pressing dei biancoverdi riuscirà a rubare qualche pallina preziosa. Attenzione, fallo di squadra. Attenzione, qua in questo caso tasca. Io l'avevo subito battezzato come fallo di squadra, però insomma tu subito mi hai corretto, hai fatto bene, perché c'è il secondo cartellino blu della partita, che finisce sempre a carico di un giocatore di Montecchio. Se ne va nella panchina dei cattivi Dalla Valle, e ora il San Molesco ti ha accontentato, Pietro, perché c'è Alberto Rigo sul dischetto delle punizioni di prima, e vediamo un po' se il suo score continuerà con un trend positivo, o se sarà bravo Carlo Sansone, insomma, portiere comunque di livello, Carlo, a ipnotizzare il 9 tinese. Allora vediamo Alberto Rigo che muoverà la pallina, eccolo lì, giocatore mancino Alberto Rigo, tira magia, e viene parato il suo tiro da Carlo Sanson, miracolo del 99, in power play tiene. Vediamo un po' adesso cosa decide di fare Montecchio. Sono in 3 i biancoverdi, Andrea Zanin, Nicola Pozzo. Vediamo se tenta l'azione in solitaria, due maglie giallo-blu. Rigo per Luotti, però è brava la difesa montechiese, di nuovo in buca d'angolo il 6 giallo-blu per Pippo Ballardin. È entrato anche Damiano Dalprà, Ballardin per Dalprà, probabilmente l'azione finirà con un tiro di Damiano, vediamo se così è. No, è Pippo Ballardin che tenta il tiro, pallina che resta però nell'area utile di gioco. Davide Zanini, Andrea Zanini, l'ultimo ad abbandonare la nave e a mollare. Riparte il 6 Beniamino di casa qui al Palla Vaccari per il fratello, ottimo servizio. La difesa di tiene qua forse si era fatta trovare un po' troppo sbilanciata, ma in avanti Davide Zanini, stecca di Dalprà su di lui, attenzione al fallo, e adesso ingenuità. Il cartellino blu finisce davanti al naso di Damiano Dalprà, e anche tiene per adesso in 3 uomini e punizioni di prima per Montecchio. Sulla pallina Andrea Zanini, abbiamo visto in Coppa Italia che il giocatore di Montecchio che doveva incaricarsi di solito il tiro era il fratello Davide, sto giro è Andrea, vediamo come andrà a finire. Alberto Dalla Vecchia tra i pali, apre le ali il portierone tienese,
attenzione, ancora ribadisce in rete Andrea Zanini e ora Montecchio 3 tiene 5. È proprio Pietro, tu che sei montecchiese, che hai giocato nel mini hockey di Montecchio, insomma hai passato tutta la trafila delle giovani lì qua, è proprio un adagio che ricorre spesso negli ambienti hockey, insomma Montecchio, siete abituati dall'Under 9 a non mollare mai, no? Giusto? Cioè anche se siete sotto di 8 gol, di 9 gol, fino a che la partita non è finita, continuate, continuate, continuate. Penso che la prima squadra stia applicando questa teoria in maniera ineccepibile, no? Sì, assolutamente. Questo dimostra tutti i giocatori, come anche dei giocatori, ma anche al portiere, come hai visto anche Carlo prima, punizione prima, doppia parata sulla distensione al limite. Adesso in questo momento comunque il Montecchio, anche se non muove il power play, dovrà essere in grado di sfruttare, anzi no, ritorna Franco Giuliani in pista, se lo è risparmiato per qualche minuto coach Zanfi, ha bisogno di lui probabilmente per la tirata finale, per riuscire a raddrizzare la partita. Finora comunque, indipendentemente dal punteggio, indipendentemente dall'agonismo, stiamo vedendo un signor derby, no Pietro? Sì, come si eravamo immaginati. Le scintille sarebbero partite e non sarebbero state poche. Alberto Rigo, pallina che viene sparata fuori dall'area utile di gioco. Ne approfitta Ivano Zanfi a chiamare il suo time out e vediamo un po' cosa andrà a dire i suoi. Insomma, Montecchio si era trovato anche insomma con qualche gol in più di svantaggio. È stato bravo Andrea a non demordere dopo aver sbagliato la punizione di prima, era lì ed è riuscito a marcare. Ti ringrazio anche per l'imbeccata, perché insomma finché le squadre stanno osservando i 45 secondi più 15 del time out, insomma vediamo che Bassano sta sempre vincendo per 3-2 sul Correggio, mentre Novara ha preso il largo su Modena 6-2, no? 4 giocatori di movimento per Montecchio, sono ritornati in 4 anche quelli di Tiene. I quintetti base, ora i quintetti sono composti per gli ospiti da Pippo Ballardin, Alberto Rigo, Pietro Luotti ed Alessandro Conzato, con ovviamente Alberto Della Vecchia in porta, mentre i padroni di casa schierano sempre Carlo Sanson, monumentale oggi il portierone numero 99, con Andrea e Davide Zanini in pista, Nicola Pozzo e Franco Giuliani, che ora va a controllare Alberto Rigo che aveva provato un taglio. Sempre il 5 di San Juan a marcare il 9 ex Trissino 05. Attenzione, i secondi, ce ne mancano ancora 5 per poter tirare, vediamo se lo fa in maniera un po' troppo forzata per la verità Alessandro Conzato. Riparte Davide Zanini, riparte Montecchio, pallina troppo lunga per il taglio di Nicola Pozzo, il 9 per il 6, capitan Zanini tira e mette sotto il 7. Un siluro, Pietro ha colpito così forte che la pallina è andata indietro nel tempo, è stato un gol pazzesco, la fotocopia di quello che abbiamo visto 6 giorni fa a Correggio. Super Andrea Zanini, insomma adesso ti rifaccio la domanda, insomma il peso specifico di Andrea Zanini da 1 a 10 in questa partita. Mamma mia. No, Andrea Zanini adesso sta dimostrando, come dicevo anche all'inizio. Ed eccolo lì. Che derby, ragazzi. Alessandro Conzato. Neanche tempo di parlare. Montecchio chiama, tiene e risponde. Dispiace per il pubblico di Montecchio, che veramente adesso è abituato alle montagne russe, insomma. Stavo cullando il sogno di una rimonta che si era fatta veramente veramente concreta, però capitan Conzato riporta a +2 e tiene. Ora Ballardin, attenzione,
finisce nuovamente sulla balaustra sotto gli occhi di coach Zanfi. Intanto piccolo appunto, come mi ha chiesto prima Andrea Zanini, come adesso te lo ribadirò, al Montecchio non si molla mai, e questo è il momento, come ho detto già prima, che anche se un gol di differenza bisogna sempre continuare a battere il ferro. Ottimo taglio di Conzato, si dimentica la pallina, però c'è un rigore. C'è un rigore, adesso vediamo anche, grazie al replay di Luca Marcazzan. Pietro, aiutami, gli arbitri sicuramente sono più vicini di noi, vedono da un'altra prospettiva, vedono particolari che non abbiamo. Onestamente, da quello del video mi sembra che abbia fischiato vedendo la stecca di Giuliani tra la stecca sua, stecca tra i pattini, ha bloccato il movimento della sua stecca, quindi rigore. Stecca bloccata. Quindi forse ci siamo persi qualcosina che è successo mentre stavamo cercando di rivedere il replay dell'azione che ha causato il rigore. Pertiene, probabilmente sarà finito un warning a carico della panchina di Montecchio, perché ho un cartellino blu. Adesso sto cercando di capire un po', anche grazie alla aspetta. Attenzione, Alessandro Conzato tira! Alessandro Conzato, che con la stecca che più calda non si può, gli ultimi due gol di Tiene portano la sua firma. Insomma, i due capitani sugli scudi, da una parte Andrea Zanini che ha suonato la carica, dall'altro il capitano giallo-blu che con i suoi due gol porta Tiene sul 7-4 quando mancano 7 minuti e 54 alla fine di questo appassionante derby. Nicola Poz, Franco Giuliani. E infatti, come dicevo prima, insomma, ci eravamo persi proprio qui in dalla nostra postazione il warning, però era finito a carico di Marco Todeschini, del portiere in seconda, il warning che è stato elevato dal signor Moresco. E ora attenzione, Tiene all'indietro, pallina che invece va a finire per attenzione Andrea Foli, e questo è stato un gol voluto fortemente dal 13 che ha visto con la coda dell'occhio il taglio di Alberto Rigo, e ora Tiene sta dilagando. Montecchio forse ha perso proprio in questi ultimi minuti quella concentrazione che gli aveva permesso di portarsi sotto. Grande azione in attacco di Andrea Poli. Alberto Rigo, insomma, non lo conosciamo oggi, e ora anche sfortunato Nicola Pozzo, perché insomma aveva tutto a rete, però ci è arrivato Alberto Dalla Vecchia. Pietro Luotti in avanti, insomma Pietro, abbiamo visto in due secondi cambiare la partita. Montecchio che era arrivata sotto, era lì per agguantare il pareggio, e poi cosa è successo, Pietro, secondo te? Cosa è successo? Non so dirti, vorrei chiedere ai ragazzi giù da basso. Comunque questo hanno assolutamente sfruttato molto bene quello che è stata l'onda per recuperare un po' di gol, ma adesso cosa mancano? 6 minuti, come che succede all'inizio, l'hockey, tutto è possibile, 3 gol fatti, 3 gol subiti, mi aspetto ancora tante occasioni da gol e tante ancora. Sì, abbiamo visto, sì, in effetti, tante partite buttate al vento proprio negli ultimi secondi di partita. Attenzione, il pubblico chiama il cartellino blu per Pietro Luotti, viene accontentato. Signor Moresco spedisce nella panchina dei cattivi Pietro, che ha qualcosa da dirsi. Signor Moresco ricorda ad Andrea Poli, insomma, questo è il regolamento, non possiamo farci nulla. E ora Franco Giuliani ha sulla stecca la pallina del possibile 5-8, vediamo se sarà bravo a capitalizzare questa occasione d'oro. A tu per tu con Alberto Dalla Vecchia, scende il silenzio qui al Palavaccari. Franco Giuliani carica da casa sua, la pallina resta lì, viene raccolta da Davide Zanini, che power play, e con il guantone Alberto Dalla Vecchia inibisce anche questa azione d'attacco. Power play per Montecchio,
E tu mi insegni, Pietro, che se non porti a casa le punizioni di prima, nel power play almeno devi portare a casa il punto, no? Sì, sì, è sicuramente 2 minuti per cercare un gol sono importanti, ma penso che 2 minuti non basteranno. Devo cercare di capitalizzare il prima possibile per avere punti e gol che possono dare sicurezza in questo momento. Allora, Davide Zanini circonnaviga i pali di Dalla Vecchia, Franco Giuliani, Andrea Zanini, il capitano si accentra, il portierone tienese gli dice ancora di no, attenzione ai 5 secondi perché la pallina è scivolata nella metà pista di Montecchio. Franco Giuliani dice stai lì Andrea Largo che ti servo, eccolo lì, servito Andrea Zanini, pallina che resta lì nel traffico, sempre Franco Giuliani per il capitano. Giornata di grazia per Alberto Dalla Vecchia, finisce a terra Alberto Rigo. Conzato perde il duello con Davide Zanini, sempre in avanti Montecchio, cerca di sfruttare questi ultimi secondi di vantaggio numerico in pista, però tiene, viene si posiziona bene, insomma, a testimonianza di quello che abbiamo detto, più di qualche volta nel corso della prima frazione di gioco, insomma, la fase difensiva, nonostante Nicola sia un attaccante, viene curata molto bene. Attenzione Andrea Poli, Andrea Poli sicuramente gli è passata per la testa la possibilità di fare quel twinner. Attenzione palo colpito da Franco, gli è passato nuovamente per la testa di fare quel twinner che aveva fatto segnare il punto del 6-2 in Coppa Italia, un gol del 5-2 per la verità, un gol strepitoso. Però in avanti ora Mandarini con Poli, 4 i giocatori di Tiene, 4 quelli di Montecchio, 4 sono i minuti che mancano alla fine della partita. Bravo il capitano biancoverde a prendere la pallina ora, Andrea Zanini, stecca di Poli, diagonale troppo largo, sempre pallina biancoverde, Davide Zanini sulla destra, gioco di prestigio, ora Marco Mandarini, 3 contro 2 di Tiene, Rigo, Mandarini, pallina che resta sempre lì, Nicola Pozzo ora per Andrea Zanini, Franco Giuliani servito ora, deve ripartire, Franco cade a terra, fallo di squadra numero 8 per gli ospiti, coincide con il time out chiamato da Nicola Rettis. Vediamo un po' cosa succede dalle parti della panchina tienese. Pietro, ti vedo fare qualche gesto abbastanza allusivo perché stai guardando un po' come cosa sta succedendo sugli altri campi di gioco, insomma, ti lascio il microfono per sì, commentarli. Per recuperare nel frattempo Bassano è stato recuperato da Correggio 3-3 e Novara sempre tutto largo con 4 gol di differenza con un usato di 7-3. Nel frattempo, come ti accennavo prima, anzi come tu mi accennavi prima, quanto riguarda i falli di squadra, il gioco aggressivo, come ci siamo detti prima, in questo secondo tempo i falli non sono mancati e anche le punizioni prima, i falli. E adesso abbiamo 3 minuti rimanenti dove sicuramente c'era tanto gioco sporco e mi aspetto probabilmente ancora qualche, se non punizioni prima, qualche fallo di squadra che potrebbe condizionare ancora la partita. Pietro, ti ringrazio per avermi coperto perché io ero proprio lì ad ascoltare cosa diceva Coach Rettis, insomma. Tu Nicola lo conosci bene, ha detto ragazzi siamo sull'8-4 ma non voglio prendere neanche un gol, attenzione alle coperture, quando prendiamo la pallina giochiamo con il cronometro ma non voglio assolutamente prendere nessun gol. Ora la pallina viene buttata in avanti un po' troppo frettolosamente da Alessandro Conzato, carica su Davide Andrea Zanini, suo fratello. In avanti sembra Andrea con il suo classico elastico per disorientare l'avversario, Alessandro Conzato, scontro fra capitani, in avanti il 17 per il 13, Andrea Poli sempre esplosivo, difficile tirargli via la pallina, ci riesce in qualche modo Nicola Pozzo che apre per Franco Giuliani, tra due stecche giallo-blu, sempre Montecchio in avanti, sempre Pozzo, vediamo cosa si inventa il 9, contrastato efficacemente dal capitano giallo-blu, ora Marco Mandarini, Marco in avanti,
Marco in avanti, pallina un po' troppo verso il portiere, traffico pazzesco da quelle parti, insomma neanche in barriera a Milano nell'ora di punta non c'erano così tante ruote in così poco spazio. Avanti allora Andrea Poli per Alberto Rigo, intelligentemente il 9 di origini valdagnesi passa per linee orizzontali con tutta la calma del mondo. Alberto gira, tiene la pallina, sgasi in avanti, passa per Marco Mandarini. Sul cronometro mancano 92 secondi alla fine della partita, alte schiacce ha tentato da Franco Giuliani, però ora è sempre tiene a ripartire e ora in tiene avanti per Mandarini. Ormai la partita è in ghiaccio per la formazione di coach Retis. In avanti Andrea Zanini, controllato agevolmente il tiro da Alberto Dalla Vecchia, finisce a terra Alessandro Conzato quando mancano 68 secondi alla fine della partita. Fallo di squadra numero 8 anche per Montecchio, e ora tiene in totale controllo Mandarini, tenta un pressing Franco Giuliani, attenzione perché l'arbitro lascia correre, bravo Franco a crederci fino alla fine, però sono pochi secondi che separano Tiene dalla vittoria di questo derby. Alberto Rigo all'indietro, sempre con esperienza, con eleganza, il 9 passa per Mandarini, Marco Mandarini in avanti per Andrea Poli, si gira il 13 ancora per Alessandro Conzato, 30 secondi che mancano alla fine della partita, 18 quelli utili per finalizzare l'azione d'attacco per Tiene. Se li prende tutti quanti la formazione di Nicola Rettis, la stecca di Dalle Vecchia dice che mancano 7 secondi, 5 secondi ora alla fine, riprende Montecchio, 14 secondi alla fine, Davide Zanini abbastanza mestamente circonnaviga i pali di Alberto Dalla Vecchia e Franco Giuliani non riesce a concretizzare questa azione. Mancano 6 secondi al termine della partita. Pietro, insomma, Montecchio che aveva dato proprio l'idea, finisce ora la partita, tiene, si porta a casa il derby, vince per 8-4. Ora chiaramente se ne sono andate di santa ragione, ma adesso ci sono anche degli abbracci e degli scambi, insomma, di sportivi gesti tra i giocatori. Insomma, stavo dicendo, Pietro, Montecchio per un attimo aveva dato l'idea proprio di poter riportare in parità la partita, l'inerzia era totalmente a favore della squadra di Zanfi, e poi bravo il Tiene per sfruttare questi momenti bui super piccoli del Montecchio, però comunque merito anche entrambe le squadre perché ha potuto dare sicuramente un bellissimo spettacolo al pubblico con rimonte su rimonte da parte da ambe le lati. E solo complimenti da entrambe le squadre, bravo il Tienex, porta 3 punti a casa, fuori casa, sì. E il Montecchio comunque deve tenere atto di quello che è stata la partita, perché comunque è stato in grado di recuperare più di una volta, che forse la cosa che deve portarsi a casa appunto Ivano Zanfi da questa sfida. Non fa mai piacere perdere soprattutto un derby, però insomma abbiamo visto un Montecchio che dal punto di vista forse caratteriale sta crescendo sempre di più, no? Sì, sicuramente anche in questa categoria, specialmente con questi ragazzi, con chi ha più o meno esperienza o con i caposaldi come anche Andrea Zanini, anzi fratelli Zanini, Todeschini, Giuliani, che sanno portare esperienza, prenderla e applicarla con tutti, così che sappiano gestire al meglio e saper sfruttare queste occasioni. Bene, allora a me non resta altro che ricordare il punteggio finale. Tiene porta a casa il derby per 8-4 sul Montecchio. Tra le fila dei padroni di casa i marcatori sono stati per due volte Andrea Zanini e una volta a testa Elia Guglielmi e Michele Dalla Valle. Dall'altra parte MVP a livello di score è stato Alberto Rigo con 3 centri, seguito da Capitan Conzato, e poi un gol a testa per Andrea Poli, per Pietro Luoti e per Tobia Spellizzari, che ha proprio bagnato nel miglior dei modi, insomma, questa prima marcatura in A2.
in questo campionato. Applausi a scena aperta del Pala Vaccari per tutte e due le formazioni. A me non resta veramente altro che ringraziare Luca Marcazzan in cabina di regia, Carlo Dalla Valle alle riprese, Pietro Garzaro, io veramente ti ringrazio per il tuo commento tecnico e ti auguro veramente un buon proseguo di campionato sempre qui con Montecchio, quindi alla prossima e a risentirci. Grazie mille, alla prossima, buona serata.